Ragazzi, no guru, ditemi due parole su questo progetto, come è nato? È nato perché avevamo voglia di suonare, perché ci conosciamo da tanto tempo, volevamo fare una cosa dove non c'erano limiti, né di genere musicale, né di strumenti, neanche di collaborazioni. Noi lo concepiamo come un progetto aperto, che oggi siamo così, domani chi lo sa. Esatto. Tu hai fatto prendere il salto dagli After Hours e sei andato nei Noguro. Che immagino che voglia dire che ci tenessi molto di più in quel momento, il almeno. Il discorso di saltare o meno, quello non mi interessa. Quello che mi interessa è di suonare con persone che stimo, innanzitutto, e con le quali ho un rapporto umano. Come diceva Andrea, ci conosciamo da tanti anni, e loro suonavano insieme, sono state una band per me di riferimento gigantesco, il Ritmo Tribale, sin da quando ero adolescente, quindi è un momento nel quale mi ha chiesto voglia di suonare insieme, di vedere, di fare delle cose nuove insieme, un nuovo progetto. Per me è stata la cosa più bella che mi poteva capitare. Riguardo, diciamo, bueno, sentendovi, si sente che c'è un bel lavoro sui suoni e, diciamo, tutto quello che è il cosiddetto muro sonoro, il fatidico muro sonoro. Com'è che ci lavorate solitamente? Cioè, è una cosa che viene, richiede molto, sì, o vi viene tempo? Poi diciamo che secondo me fra di noi abbiamo un grosso affiatamento, per cui non c'è stato, ci siamo trovati abbastanza naturalmente insieme. Ovvio che ognuno poi cura i suoi suoni e cerca di regolarli anche in base a quelli degli altri, però la realtà è che abbiamo un approccio così complementare, no? Così, siamo così insieme, che in realtà ci viene piuttosto naturale. Poi diciamo che quando ci sono dei concerti come stasera, non è che fuori suoni, però qui riferirà più che altro il fatto di andare insieme, no? Di suonare insieme, poi quello che ci piace, il fatto di avere la stessa vibra, poi i suoni vengono, poi ogni live, capito, ha la sua storia. Una volta puoi farlo meno carico, però più intimista, un'altra volta più carico, più wild, cioè in realtà è tutto molto molto istintivo. Adesso magari poi ci mettiamo, componiamo, faremo qualcosa di più studiato, però per ora ci troviamo bene così, no? Senza. Quindi i live hanno delle grosse componenti, diciamo, anche di improvvisazione. Ma per grosse direi di no, però nello stesso tempo ci lasciamo un margine di libertà per poterci permettere di interpretare, come diceva Andrea, di volto in volto. Ogni concerto è diverso, in ogni concerto, oltre che suonare dei brani, cerchi di avere un'attitudine che cambia, che a seconda anche dell'atmosfera che stai vivendo in quel momento, con altre persone con le quali stai suonando, quindi la location potrebbe condizionarti, come magari il mood che ogni singola persona ha rispetto alla sua vita, però cerchiamo di dare il massimo. Alla fine facciamo delle canzoni, dei brani che abbiamo registrato in un disco, dei brani che abbiamo registrato praticamente live, insieme, suonando, aggiungendo soltanto la voce dopo, e cerchiamo di far sì che dal vivo si rispecchi un pochino l'anima del disco, di un disco comunque di getto. Sì, anche il disco è un disco registrato in modo eterogeneo. Assolutamente, dal vivo, ma è tutto diretto, cioè ci siamo chiusi in saletta e abbiamo registrato mettendo i microfoni su tutti gli strumenti, quindi non è che è stata una cosa costruita, sai, prima facciamo la batteria, poi il basso, con questo suono, no, certo. Abbiamo un cosa sound, una presa di gruppo, diretta. Abbiamo cercato di fare una buona presa diretta e poi di arrangiare un minimino, come si fa. Tanto di cappello. Come si chiama il tuo blog? Burning Night. Come? Burning Night. Quindi Burning Night, salutiamo Noguro. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie ancora.